mia famiglia Busina, ci siamo partiti. Dall'interno Avatar Star prova a portarsi al comando insieme a Redona, più indietro Uboldo e Grimpa. Si formano di fatto due coppie di cavalli con Avatar Star e Redona in prima linea, poi Uboldo e Grimpa. Così il quartetto sulla prima piegata con Avatar Star che sta impostando un ritmo a piacimento, Mario Baratti come ricordato in sella, in seconda posizione all'esterno galoppa la sella del leader Redona che lascia più indietro Grimpa, all'interno in terza posizione galoppa in schiena al leader Uboldo. Così quattro concorrenti, si è andati decisamente piano nella fase iniziale, intermedia di corsa. Ora i cavalli sono a metà del rettilineo opposto e Avatar Star ovviamente inizia ad accelerare gradualmente la lunga progressione per questo importato allenato da Stella Giordano che conduce nei confronti di Redona che ha sempre vicino Grimpa all'esterno e all'interno Boldo. Così sulla piegata conclusiva con Redona che inizia a premere in maniera più cattiva al fianco del leader Avatar Star che al momento sembra controllare l'avversario, ora inizia a muovere le mani in maniera più vigorosa Mario Baratti per provare a respingere Redona. Avatar Star che non curva neanche troppo linearmente, Redona che rimane sempre lì al fianco del leader, proprio indietro Uboldo, Redona che dà un attacco severo ad Avatar Star e tende a passare a 200 dalla conclusione. Redona torna sul suo standard naturale e viene a vincere in maniera piuttosto agevole, direi. Redona su Avatar Star, più indietro Uboldo e più staccata Grimpa. Così sul palo d'arrivo Redona ha una bella quota, 2.43, chiude al tot nazionale la reginetta del tracciato. Redona, la numero 3, brava Daniela Cherio in sella perfetta per Eugenio Goldin ai colori, al training, al secondo l'uno di Avatar Star, al terzo il 5 di Uboldo, al quarto il 2 di Grimpa.